è un video che faccio molto volentieri perché ho postato una foto su Instagram facendovi vedere la mia skincare notturna di questo periodo, che ho preso consigli dal dottor Luis Campo, che trovate qui su YouTube. Io trovo una persona splendida, un medico veramente che parla chiaro, spiega bene. E quindi dopo aver finito il mio, che era anni che usavo la sera d'inverno, della Neostrata Resurface Face Cream all'acido glicolico al 15, ho detto basta, basta, passo al retinolo. Ma c'è da dire una cosa, ragazzi, io quando ero adolescente ho passato un periodo con una forte acne violenta, tanto che ho usato la tretinoina in vaste zone del viso già a 15-16 anni, e che fosse estate, che fosse inverno, non cambiava per me la cura, e di giorno ho sempre usato queste forti protezioni viso, perché comunque si sa che il retinolo, l'isotretinoina, hanno, soprattutto l'isotretinoina, ha un'azione, a me andava a risolvere esfoliando in profondità la pelle, no? È una cosa che va prescritta dal medico, anche perché le donne incinte non possono utilizzarlo. Bene, ho postato questa foto qua su Instagram, dove facevo vedere questi prodotti che ho acquistato da Notino, risparmiando. Quindi questi sono prodotti, oltretutto secondo me hanno un prezzo economico, secondo anche essendo una a cui piacciono i prodotti un po' di nicchia, un po' costosi, un po', no, sono voluta un po' tornare ai prodotti di farmacia perché mi danno dei risultati. Ed effettivamente ha ragione il dottor Luis Campo, che dice non c'è bisogno di spendere una mazzata nelle cose, perché qui almeno c'è scritto cosa c'è dentro, bene, chiaro per tutti. In tanti prodotti di cosmetica di nicchia e non di nicchia, ma alta profumeria, ci sono quei complessi loro che chiamano complesso magic effect. E cosa c'è dentro? E chi lo sa? Te lo spiegano, perché è una ricetta loro segreta. Beh, mi piacerebbe saperlo, però, ma questo è un altro discorso. Benissimo, la sera non parliamo dello struccaggio, perché la pelle va pulita in profondità, soprattutto se ci trucchiamo. Quindi io uso un olio e un'acqua micellare, l'acqua micellare della Bioderma, la solita, poi sciacquo il viso, perché dopo l'acqua micellare va sciacquato il viso, passo al tonico. Il tonico in questione è questo, che è miracoloso, ve l'avevo già, mi piace tanto tanto, non è che è miracoloso, mi piace, è il dottor Ausca, lozione tonificante. Allora, questa lozione tonificante, in teoria bisognerebbe vaporizzarla, ma a me le cose che si vaporizzano così mi vanno a finire dentro gli occhi, io ho gli occhi sensibili, quindi non lo faccio così, lo metto direttamente sulla mano e poi vado a massaggiare questo liquido sul viso, e è immediata, a parte la profumazione, che è una profumazione di erbette delicate. E è immediata perché lascia subito la pelle non unta, ma calmata, liscia e bella. Cioè, non vi dico che dopo non avreste bisogno di una crema, perché non è così, però è già più comfort, ecco. Ed è un prodotto che io consiglio, guardate, io sono arrivata qua, è un po' che lo uso. Questo è un prodotto che mi piace tantissimo, e dico la verità, mi piacerebbe provare altre cose del dottor Ausca, perché con un tonico mi ha conquistato, vabbè. Poi, una volta che si asciuga, la sera passo al contorno occhi e metto il Redermic
retinol occhi, correttore antirughe intensivo levigante. Allora, questo è il retinolo per il contorno occhi di La Roche-Posay, vedete? Ne basta poco e lo vado a dare non troppo vicino all'occhio, ma resto bassa, lo tampono piano piano, lo lascio asciugare, asciuga molto in fretta. Viso, mi scelgo questi due prodotti. Io ho scoperto The Ordinary, ho scoperto questo prodotto che mi piace tantissimo, costa poco, ed è la niacinamide al 10% più zinco all'1%. E poi lo miscelo con una goccia o due di questo magico Dr. Sebac Serum Repair acido ialuronico che ho preso su Neos, e io vi posso assicurare che questo batte tutti i sieri a base di acido ialuronico. Per me esiste solo questo se voglio un acido ialuronico per il viso, eh? Comunque la niacinamide devo dire che anche da sola al suo bel effetto idratante lenitivo, devo dire la verità, perché l'ho provato anche da solo. Cosa fa la niacinamide? La niacinamide è un calmante lenitivo che però va bene per chi ha cupe rose, perché va a togliere l'infiammazione, e cura le macchiette che può lasciare l'acne una volta che va via, e va ad agire sulle macchie in maniera blanda, leggera. Ma perché non metterlo, visto che comunque è un prodotto che va a lenire la pelle? Quindi metto due gocce di questo e due o una goccia di Dr. Sebag all'acido ialuronico, stendo il siero, una volta asciugato procedo con La Roche-Posay Redermic Retinol Intensive. Allora, la mia pelle è una pelle sensibile, ma come vi ho detto, ero già abituata fin da quando ero ragazzina ad usare gli acidi sulla mia pelle, soprattutto questo, e poi sono passata al glicolico, ho sempre un po' alternato, perché comunque la tretinoina in casa mia non è mai mancata, perché se mi usciva un brufolo io ce lo mettevo sopra e mi risolveva il problema. Non l'ho mai usato come un antirughe, no, perché comunque, ripeto, da ragazzina prendevo delle vaste aree del viso ormonali, chiaramente ormonali, e quindi non mi piaceva comunque l'effetto che lasciava, perché seccava molto la pelle. Questo è un siero bellissimo, perché intanto La Roche-Posay si sa che fa prodotti a base dell'acqua termale, nel rispetto della pelle, delle pelli sensibili. È intensivo, a detta del dottor Luis Campo, è anche forte. Lo applico, non ne applico tantissimo, e anche lui lascia una bella sensazione di comfort, non secca la pelle perché comunque è umettato, c'è qualcosa dentro che lo rende idratato. E poi niente, lascio la mia pelle così, vado a fare altro, magari vado a cenare, vado a guardarmi un po' di TV, vado a stirare, insomma faccio un po' altre cose perché sono prodotti di sera, e prima di andare a dormire procedo a idratare. Parto col contorno occhi che alterno a queste due creme che conoscete già, In Light Line Softener, che è il mio preferito, questo balsamo burroso, molto idratante, molto rassodante, un profumo meraviglioso, e per me è il top anche rispetto a questa che è l'Infinite Aloe Gold, che costa un rene ma è buonissima perché lei comunque ha tanti ingredienti naturali come l'altra, ma è a base di aloe. Non ha un gran profumo, non si vede, ma sono prodotti che comunque
vi durano tanto, hanno un costo magari più alto di altri, ma meno basso di altri ancora, ma durano tantissimo. E per il viso, sempre su consiglio del dottor Luis Campo, vado con la CeraVe. CeraVe, cosa ho scoperto? Allora, una crema idratante bellissima che non unge ma idrata veramente a fondo la pelle, con i ceramidi, come si dice, e la niacinamide. E qui andiamo a riprendere la niacinamide che abbiamo messo alla base, quindi rafforziamo, e acido ialuronico. È bellissima questa crema, è veramente bella, la metto di notte con un gran piacere, non ha una profumazione, assorbe, è fresca e lascia la pelle l'indomani molto idratata, ricompattata. Per me questo è un antirughe top. Ovviamente l'antirughe lo fa il retinolo. Ecco, la mia pelle è migliorata e sono esattamente quasi 40 giorni che sono con questa skincare routine serale. Ovviamente quando arriverò giugno, luglio, agosto ho già il sostituto del retinolo, ma è un video che poi vi farò quando saremo in quei mesi e che avrò provato quei prodotti che ho già in casa ma non li ho ancora utilizzati. E due volte la settimana vado con questa maschera del dottor Erno Laszlo, che è l'Hydratherapy Memory Sleeping Mask, una maschera in gel che sembra che il gel non idrati, ma come lascia la pelle l'indomani, si presenta rosa ma non lo vedete, è un gel molto molto idratante a base di alghe e ha una botta enorme di siliconi, quindi se non amate i prodotti molto siliconici questo non fa per voi, ma la pelle l'indomani vi sorride, cioè ha un effetto meraviglioso. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e presto vi farò la mia routine giorno e vi farò vedere come proteggo la mia pelle.